questa grande solennità. È invece un pochino più amarognolo il pensare che questa solennità, il 25 marzo, sia poco inserita all'interno del percorso spirituale di ogni discepolo di Gesù. Abbiamo forse una sensibilità un po' ridotta nei confronti dello spessore di quello che noi oggi celebriamo in unità con tutta la Chiesa sparsa fino ai confini della terra. È una solennità che ci aiuta innanzitutto a aprire bene gli orecchi, perché dobbiamo ascoltare un po' furtivamente, ma non troppo, due conversazioni estremamente interessanti, dalle quali dipende anche il nostro essere qui oggi, dipende quello che noi stiamo facendo oggi, il suo senso, il suo significato, ancor più dipende anche il senso che vogliamo dare alla nostra vita dopo un attimo, non dico di incertezza, ma di meraviglia. Ma di meraviglia dice: va bene, si compia in me secondo la tua parola. Attenzione, bisogna comprendere bene questa risposta di Maria, perché Maria dice: sì, io sono la tua serva, sono a tua disposizione. Però questa disposizione di Maria vuol dire: guarda, non mi importa, fai quello che ti pare con me. A me mi viene già da tremare quando sento questo. Fai quello che ti pare con me. Io mi rendo disponibile, fa quello che vuoi. Mi fido di te. Disponibilità senza sapere a che cosa. Lui me lo farà capire momento per momento. È una grande cosa. Ti piace questa storia? Siate sinceri, sì o no? Sì? Vi piace proprio fino in fondo? Ma dobbiamo chiedere tanto Spirito Santo, perché altrimenti tutto questo è veramente qualche cosa che, giustamente l'angelo, come gli ha detto Maria, non temere, non avere paura, lo dico anche a voi, non temere, non abbiamo paura, lo dico a me stesso, non dobbiamo avere paura, perché il Signore è sorprendente, è imprevedibile, è il Dio delle sorprese, è il Dio dell'imprevisto, dell'imprevedibile, e io devo essere lì, pronto, eccomi, io vengo per fargli il tuo nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto